Questa sera siamo in piazza Tersitirici a dimostrare sostegno al popolo curdo. Non possiamo rimanere impassibili di fronte a quello che è successo. Il popolo curdo combatte e ha combattuto per la libertà di tutto il mondo contro l'ISIS. Noi partiamo da Malnate e diamo un segnale forte alle nostre istituzioni, perché non si può rimanere con gli occhi chiusi, ma bisogna dare un segnale per cambiare, un segnale per andare a sostenere questo popolo che è minacciato dalla Turchia di Erdogan. Sì, noi crediamo che non si possa chiudere gli occhi e stare con le mani in mano davanti a quello che è successo, con qualcosa che deve risvegliare le coscienze di tutti, anche qui, anche in Italia, anche in Occidente, perché è responsabilità dell'intera umanità quello che sta succedendo a un popolo coraggioso ma indifeso al momento come quello curdo. Questa ennesima tragedia dimostra ancora una volta di più che abbiamo bisogno di una Unione Europea che sia capace di prendere e disegnare delle soluzioni. Abbiamo sentito bellissime dichiarazioni di intenti, però l'Unione come è fatta oggi non riesce a dare delle risposte che siano efficaci. Abbiamo bisogno che si faccia di più, abbiamo bisogno che l'Unione Europea sia capace di essere più incisiva. Ciao Marco! Malnate è sempre stata molto attenta alle problematiche che riguardano i diritti umani ed era quindi giusto che si muovesse compatta con tutte le forze politiche perché si promuovesse il sostegno a questo popolo che sta soffrendo per una guerra che non ha voluto e che sta subendo. Ci sono giovani, donne, uomini e bambini che stanno soffrendo e quindi noi vogliamo portare la voce di questi uomini, queste donne e di questi bambini e vogliamo sottolineare il diritto dell'uomo a non subire la guerra e quindi siamo sempre stati una cittadina rivolta alla pace e quindi vogliamo continuare a gridare ad alta voce una pace per tutti i popoli che in questo momento stanno soffrendo. Sono rappresentante della comunità curda in Italia, anche l'ufficio di informazione del Kurdistan in Italia. Vi ringrazio tanto per la vostra solidarietà, per questa sensibilità. Voglio fare un cenno storico che attualmente i curdi da parte dello Stato turco vengono riconosciuti come terroristi, per quel motivo ci stanno attaccando e stanno invadendo proprio quel territorio stato liberato dai barbari che stavano tagliando le colle dei civili, della società in Siria e anche in Iraq. È importante alzare il livello di attenzione, sensibilizzare le opinioni pubbliche. Quello che sta succedendo al confine fra la Turchia e la Siria non può essere taciuto. Muoiono persone civili per un attacco insensato. La Turchia deve smetterla, deve fermarsi. Noi come governo e come maggioranza parlamentare abbiamo chiesto l'immediato stop delle armi alla Turchia, ma soprattutto cessate il fuoco, rispetto delle zone di sicurezza, tutela della popolazione civili. Non possono morire persone in maniera insensata. Giù le mani dal popolo curdo! Dobbiamo prendere una posizione, dare un segnale forte. Non possiamo rimanere impassibili davanti a questo scempio.